Ma la chiarezza è un dato positivo, nella negatività o tanta negatività, quella della costrizione a stare assieme in casa in maniera forzosa, quella di non uscire di casa se non per ragioni di necessità, è quella per la quale questa ragione o per le quali queste ragioni determinano un numero molto molto basso. Cioè veramente tra le città d'Italia, soprattutto la città e un po' meno la provincia, avete visto che stanno più contagiati in provincia che nella città di Benevento, fino ad ora speriamo che sia così o resti così, e noi siamo una zona bianca assieme a Matera, a Palermo stranamente, che è una grande città, e assieme credo Isernia, quindi siamo bassi, quindi quando uno mi dice, come ho detto prima, l'esercito, non venite da un esercito, dobbiamo noi essere autoesercito, noi dobbiamo autoregolamentarci, perché deve andare in zone dove l'esercito funge anche da portare, come ho detto, le bare a Bergamo, a Brescia, dall'ospedale fino ai cimiteri, quindi siamo attenti, noi possiamo ancora salvarci, ce la possiamo fare, non far esplodere questa rabbia epidemica e questo virus che finisce per essere letale, soprattutto le persone anziane che vanno salvaguardate, quindi stringiamoci tutti e facciamo le cose che tutte le autorità ci consentono e ci dicono di fare. Ecco, lei ha annunciato anche questa donazione di 4 respiratori, però questa è un'iniziativa del tutto personale, non come Clemente Sindaco, No, ma se l'avessi fatto come sindaco mi era anche più facile, però il problema qual era? La burocrazia per cui non si compravano mai. Io spero, quindi sono 120.000 euro a disposizione, anche se la direzione già dell'ospedale o quanto altro, vogliono, mi danno l'indicazione a quale mercato attingere, dove andare, come attingere per recuperare questo respiratore che insomma serve in questo periodo, insomma lo faccio ben volentieri. Io ho detto che sono 4, di cui 3 nella città di Benevento e 1 quando sarà, perché varrà anche là, perché tutti i giorni poi ci stanno quelli che hanno l'infarto, prendono diciamo l'ictus eccetera, quindi anche loro hanno bisogno di respiratori, quindi uno di questi ho chiesto al direttore generale di destinarlo a Sant'Agata dei Goti come ospedale, poi invece successivamente faremo altrettanto laddove sarà diciamo compiuto il quadro di riferimento, per così dire, clinico dell'ospedale di prossimità sia di Cerreto Sanita che di San Martino in Galdo, farò la stessa cosa e mi occuperò anche di fare questo nella stessa circostanza. Voglio anche i cittadini di Benevento che mercoledì però saranno distribuite successivamente, vedremo le modalità tra le parrocchie, comunità evangeliche, Caritas, Croce Rossa e la Misericordia. 20.000 mascherine chirurgiche nell'intera città di Benevento. Ecco, stamattina si è raggiunto un altro risultato importante, speriamo che chiaramente venga attivato, penso proprio di sì, il fatto di avere 2 bollettini al giorno, quello che noi auspicavamo insomma da tempo e che abbiamo annunciato anche in una diretta con il prefetto di Benevento. Beh, questo serve a chiarificare e a sgomentare, se quelli in questi giorni mi ha chiamato un sacco, perché tante persone, qualcuno di queste, qualche associazione, io ho denunciato anche per fare forma di sciacallaggio, perché sembravano 120-140, invece abbiamo visto stamattina il direttore generale si è assunto le sue responsabilità, ha detto che sono appena 17 quei casi che riguardano la città e l'ospedale di Benevento, quindi questo è molto importante. E ho sottolineato anche prima, come avete sentito nella, diciamo, durante la nostra conferenza, perché 3 di questi di questa forma di defibrillazione contro il virus, di questi respiratori, perché voglio che non ci sia questo intasamento, perché dicono ci sono quelli di Ariano e che c'è quelli di Ariano con noi. La solidarietà è solidarietà cristiana umana, hanno bisogno loro e quando avessimo bisogno noi dobbiamo farlo con gli altri, quindi voglio che l'ospedale sia il più attrezzato possibile da questo punto di vista. Vado in questa direzione, che voglio che tutti i cittadini, soprattutto le fasce più povere della città, possono sapere che se vanno al loro ospedale trovano quello che magari come conforto possono andare a Milano e in altre parti d'Italia. Ecco, quarto e ultimo punto, le scuole e poi il discorso che siamo di fronte a una pandemia di crisi economica che è mondiale, non è solamente una fetta come le diceva, non è soltanto un range, uno step che riguarda soltanto come il terremoto magari una zona. Sì, voglio dire, per le scuole temo e credo che non si fermerà la chiusura al 3 aprile, ma andrà più avanti per una serie di ragioni, insomma, di contabilità, di algoritmi che vanno sviluppati da questo punto di vista o con un minimo di ragione. E per quanto riguarda l'economia, certo che diventa disastrata, penso alle fasce povere, le quali mi occuperò anche successivamente, ma per quello che posso fare come sindaco in questo caso, e invece come governo e come Europa spero che si faccia molto di più. Perché sono persone che avevano una piccola aziendina, le persone, i commercianti, gli artigiani, il piccolo professionista. Questi hanno una fascia di povertà incredibile, è drammatica questa povertà. Io posso fare quello che posso e spiego anche a tante persone, insomma,
anche venire incontro dal punto di vista umano e solidale. Credo abbia funzionato moltissimo, ad esempio, la psicologia ricostruttiva rispetto a questa insana situazione alla quale ci troviamo, perché ad esempio stamattina ha scritto una signora dicendo sono arrivati stavolta gli alieni, significa evidentemente che ha problemi e difficoltà, e quindi allora i psicologi che stanno dando una mano, ringrazio molto alle psicologhe in particolare per l'opera che stanno facendo, quindi stiamo tentando di mettere in essere tutto e per tutto. Stamattina abbiamo fatto anche in maniera tale che alla frontiera nostra, diciamo, di Benevento alla stazione ci fosse il personale attrezzato anche col termometro particolare per evitare che qualcuno che arrivi da fuori, dalle zone interregionali. Per questo è la ragione che è soltanto alla stazione centrale, non all'Appia, perché la norma ha stabilito che si faccia questo adempimento di frontiera soltanto sui treni interregionali, quelli che arrivano da Bari, arrivano da Roma, arrivano magari da fuori la Campania o dal Molise, quindi da queste parti qua. Beh, ci risentiamo allora nel corso della però giornata. Però voglio dire a voi, state in casa e restate a casa. So che è un'insopportabilità incredibile, ma restate a casa. Oggi pomeriggio ci sarà anche un'altra iniziativa con la Coldiretti, che alle 5 avranno ancora un collegamento televisivo nazionale, faranno ulteriori opere di sanificazione alla città e nelle contrade della città. Già abbiamo fatto una, ringrazio l'Asia, ringrazio la Coldiretti, ringrazio la CIA, tutti quelli che stanno dando una mano a questo punto di vista. Avete ascoltato anche quelli che doneranno e hanno donato, sia la GESESA, sia la BNL Diabete, sia la Banca Popolare Pugliese, sia le Termi Telese, sia Moccia, Termi Telese con Costanzo Annotti, sia Moccia, altri che mi hanno detto di restare anonimi, la Strega, Alberti, sì, altri anonimi che mi hanno dato una cifra consistente di miei amici, e quindi ringrazio molto. Ha parlato anche di Tronchetti Provera, anche tra i miei amici, molti non sapevano c'era anche Tronchetti, anche lui stavolta era una mano alla città e ai cittadini di Benevento. Grazie, tutto, alla prossima diretta, la linea torna allo studio centrale di TV7.